Bicchiere mezzo vuoto per il Biceglie. A pochi giorni dall'1-1 del Ventura contro il Costa d'Amalfi nella finale di andata dello spareggio per la Serie D, è ancora vivido il ricordo di una domenica stracolma di sprechi. I tanti errori sotto porta hanno inevitabilmente lasciato la sensazione di aver gettato al vento una grande opportunità per indirizzare l'intero confronto. Di Meo punta subito a voltare pagina, ma restano i rimpianti sia per non aver chiuso i giochi nella prima frazione dopo il vantaggio firmato da Monaco, che per la grave disattenzione della retroguardia nerazzurra in occasione dell'incornata di Pepe. La differenza è che sotto rete abbiamo sbagliato troppi gol, potevamo chiudere il primo tempo, cioè assolutamente, oggi potevamo fare 2-0 secco il primo tempo, che era una partita. Bonicelli secondo me ha sbagliato due gol clamorosi, non da lui, è giovane, nelle partite che contano sta venendo meno, però mi dispiace per questo, per lui, perché è un ragazzo molto molto forte, però la differenza è che se avesse avuto una palla gol, un diritto, un pigna con la palla, era gol, però deve crescere il ragazzo, ha fatto 20 gol, non è che gli posso dire niente, però sono convinto che al ritorno il gol che ha sbagliato deve fare il gol decisivo, dai. Non siamo in ogni caso nel campo delle sentenze, c'è ancora margine per raggiungere la Serie D, ma il Biceglie dovrà evitare un epilogo a reti bianche. Il gol segnato dal Costa d'Amalfi al Ventura infatti rischia di pesare come un macigno nell'economia del doppio confronto. I nerazzurri però non dovranno farsi prendere dalla frenesia di sbloccare subito il risultato. Io ce la metterò tutta, non mollo mai, sicuramente non è che mollo adesso. Adesso viene il più bello, domenica viene il più bello, mi piace, le battaglie, io alla fine me le godo fino alla fine.